punti, come Di Biagio. Ma attenzione, 2 minuti e Rapaic può già far male su cross di Esposito, diagonale che risparmia così Peruzzi. 16° Alenicev, pesca Amoruso in profondità, sinistro e palla sulla traversa. Rivediamo la combinazione, il sinistro di Amoruso. Rapaic e Šimić, croati sulla fascia a confronto, tocco per Alenicev, a pugni chiusi Peruzzi. 28° vantaggio Inter, Baggio, Sedorf scruta davanti a sé la difesa come è piazzata, poi trova il varco e il rasoterra che supera Mazzantini. 1-0, terzo gol in campionato per l'olandese, il secondo al Perugia. Siamo in chiusura di tempo, Amoruso, Rapaic, parte il traversone, cerca il giro giusto Esposito, la palla fila fuori di poco. Poi ci sono le proteste del Perugia, Calori, Materazzi, la palla schizza sul braccio di Blanc, Farina e per l'involontarietà Mazzone, naturalmente non ci sta. I giocatori del Perugia nemmeno. Con il montaggio di Luigi Carbone siamo adesso alla ripresa. Ferron è la novità dell'Inter, Peruzzi fermato da una contusione, subito sotto pressione, decisivo al secondo minuto quando, lo vedremo, chiude lo specchio della porta su Alenicev lanciato da Bisoli. Sbuca dall'anonimato Recoba, sinistro che trova Mazzantini, poi chiude così Baggio. Ancora l'11°, grande opportunità per il Perugia, Esposito, Rapaic, si coordina Amoruso, la palla che va alta sopra la traversa. Lippi scruta in silenzio, valzer di cambi nel Perugia, Ilario, Cappioli, Campolo, escono Ripa, Lenicev e Tedesco. Dopo 6 mesi si rivede Domorò nell'Inter e dietro gioca a 4 la formazione nerazzurra. Stralunato, avulso dalla manovra nel primo tempo, ecco il Recoba della ripresa. Immenso, con questo gol, il gol del 2-0 al 20°, va a festeggiare così anche Roberto Baggio, ecco il sinistro di Alvaro Recoba, gol numero 10 del suo campionato. Ma è ancora Perugia, Amoruso trova sulla sua strada Cordoba, uno tra i migliori nell'Inter. È un Perugia che non molla e che insiste ancora con Bisoli, cerca Rapaic e Amoruso anticipa Domorò per il gol dell'1-2. Il Perugia va in partita, siamo al 32°, ma c'è azione viziata da un fuorigioco di Amoruso che concluderà in rete. L'Inter si rintana, Rapaic prova ancora con il suo sinistro, Ferron salvato ancora dal palo. Baggio lascerà l'Inter ma vuol farlo nel migliore dei modi, ecco saltare Ilario e servire Recoba che aggancia di sinistro ma poi spreca così, è molto stanco Recoba. Baggio che viene vistosamente trattenuto da Campolo in area del Perugia. 6ª sconfitta interna per gli Umbri, qui manca un solo punto per la matematica salvezza.